Carissimi amici, sono PaninaTube e oggi torniamo qua su Delete One Part, quel gioco dove noi dobbiamo disegnare le parti sbagliate del disegno per poter vincere. Mi sta piacendo un sacco questa serie e mi fa veramente tanto piacere. Tra l'altro, pure visto che questo gioco è praticamente il primo gioco nelle classifiche del Google Play, quindi niente, meglio così, no? Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati qui sotto nei commenti, basta che me lo chiedete e io vi saluto direttamente sotto nel commento. Oppure, se volete farmi qualche domanda, io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti. Ma adesso direi di partire, direi di cominciare subito. E facciamo qua questo livello 84, che in tanti mi avete detto che per risolvere questo livello devo cancellare la parte di sopra ed esce fuori la scritta Love. Grazie per avermelo detto, ringrazio tutti quanti perché, sono sincero, io non ci sarei mai arrivato. Ma perché io leggo qua equazione, numeri, mi viene da pensare ai numeri, no? Come fare i numeri. E invece no, qui devo proprio andare oltre, devo andare proprio oltre la mia immaginazione. Sì, perché per chi non lo sapesse, io sono uno a cui piace molto la matematica. Quindi la prima cosa che penso è quello di guardare i numeri. Quindi bisogna cancellare di sopra qua. Ed esce fuori effettivamente la scritta I love you. Mamma mia. E beh, che gran romanticone che questo amichetto qua. Che gran romanticone. Andiamo avanti. Cosa nasconde la fanciulla? Ah, ma sì, questo qua io l'ho già visto. L'ho già visto questo livello perché lo mettevo pure nelle miniature dei video. E quindi devo cancellare qui sotto. Vabbè, ma dai, amichetta. Ma dai. Vabbè, ma ci può stare. Cioè, nel senso, alla fine ognuno per il matrimonio si veste come vuole. Chi sono io per dire come bisogna vestirsi? Io non sono nessuno, non sono nessuno. Trova il monumento. Ok, dove sta sto monumento? Come l'alieno? Ma c'è l'alieno dietro la nuvola. Ma dai, vediamo qua. Lui il monumento, cancello tutto quanto qua. Ok, monumento trovato. L'abbiamo scalfito dentro la pietra, sotto la roccia. E vai, rendili felici. E come? Cioè, questi qua? No, no, aspettate qua. Guardate sta coppietta bella di mamma, veramente. Questi sono veramente dei belli di mamma. Perché stanno lì, davanti al cellulare. E non si sono accorti che sopra la loro pizza ci sono degli insetti che ci camminano. Cioè, ma dai, ma guardate il vostro cibo. Ma poi, cioè, ma dico io. Andate qua a fare una cena, a mangiare insieme fuori. Ve ne state al telefono. Vabbè, togliamo sto telefono dalle mani. Ok, sono felice adesso, dovevo venire io. Ma nonostante tutto, ancora non si sono accorti che nella pizza ci sono tre scarafaggi. Vabbè, sentite, mangiatevi la vostra pizza agli scarafaggi, noi andiamo avanti. Livello 88, elimina l'intruso. Ok, dove l'intruso? Che c'è qualcosa qui sotto? C'è la pecora con il pelo. Ah, ma era la lana che si era creata di sopra l'intruso. Vabbè, ma detto così, ma detto così non si capiva. Vabbè, comunque guardate qua la pecora, come si è innamorata di me, cara amichetta pecora. Mi sa che non è il caso, andiamo avanti. Quale dettaglio manca? Manca un bel triangolo da mettere lì. Il triangolo lo creiamo subito qua. Perfetto! No! No! È diventato Frankenstein! È diventato Frankenstein! Ciao amichetto Frankenstein, spero che stai bene. Trasforma la gamba. Ma è un piede questo? È un piede. Ma cos'è? Ma siamo di nuovo tornati nel gioco in cui dobbiamo pulire i piedi. Ma dai, ma me l'hanno pure inserito qua. Ma meglio qua che su Just Draw, perché su Just Draw sicuramente sarebbe diventato uno dei livelli più difficili di tutta la mia vita. Comunque, puliamo questo piede, anche qua mettiamoci a pulire i piedi, insomma. Datemi pure qualcos'altro, mettetemi pure, non so, Paper Grade Please anche in questo gioco. Trova il colore richiesto. È qua il colore richiesto. No, non è di qua. Dove lo trovo? Dove lo trovo? Non c'è il suo colore richiesto. Dove sta? Ma non c'è qui sopra. Ok, questo sta cercando il verde. Va bene. Dove lo trovo sto verde? Aiuto, aiuto, aiuto! Aspettate, il verde lo posso creare in questo modo. L'abbiamo creato così, perfetto. Vai! Apri la cassaforte. No, 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 devo aprire qua la cassaforte, devo metterci la chiavetta. Quindi ci metto la chiave giusta, questa qua no, tolgo quest'altra, neanche in questo modo. È difficile. Come la faccio ad aprire qua? No! Ma cosa? Ma c'è l'amichetto insetto che sta provando ad aprire la cassaforte, a forzare la cassaforte. E non lo so, come faccio ad aprirla? Aiuto, aiuto, aiuto! No, non funziona neanche così. Non va neanche così. Non lo so. Cosa bisogna fare? Cosa devo fare qua? Allora, vediamo qua il codice. 0038. E va bene, quindi metto qua. No, non c'è neanche lo zero. Come faccio a scrivere 0038 che non c'è neanche lo zero qua su sta tastiera? E provo a mettere 3.
e 8, no. Ah, ho capito adesso, ho capito. 3 e 8 praticamente sono scritti sopra le chiavi, quindi io devo togliere questo. Tolgo quest'altro lato. No, non è così. Aspettate, cancello meglio, cancello meglio. No, non me lo prende. Non me lo prende, forse devo toglierlo qua, in questo modo, aspettate. Neanche. E come devo fare allora? Provo a cancellare tutta la chiave e lascio soltanto il 3-8. Proviamo a vedere, così in questo modo. Dai, dai, dai. No, che non va. No, no. Perché non me lo vuole fare? Perché? Aiuto. Ma non so come ora me l'ha preso. Non so come. Ma dai, ma ero da 3 ore che cancellavo. Va bene, siamo riusciti finalmente ad aprire sta cassaforte. Modernizza. Ehi, all'aspirapolvere. Forse ho capito come possiamo modernizzarlo. Guardate bene questo aspirapolvere. È fatto da due parti. La prima parte è quella che sta sotto. Sembra il robot elettrico. Quei robot aspirapolveri che vanno in giro per i pavimenti ad aspirare. Quindi noi basta che togliamo di qua e lo modernizziamo così in questo modo senza... No, non ci posso credere. Ma qui posso cancellare di tutto in sto gioco. Stavo pure cancellando i pantaloni della fanciulla. No, va bene, andiamo avanti. Sali sulla montagna. Andiamo qua. C'è l'amichetto arrampicatore che deve raggiungere la cima. E io che devo fare qua? Cosa devo fare? Devo cancellare qua la montagna e cancello qua la cima, così in questo modo. Così sei arrivato sopra. Ma così è facile. Fare i belli di mamma così. Non arrivo fin lì sopra, allora distruggo la punta della montagna, così posso dire di esserci arrivato, no? vabbè, andiamo avanti. Trova la tigre. Ah no, questo qua è un leone. Questo è un leone, però se io tolgo qua tutta quanta la parte dei peli, ecco qua che abbiamo la nostra bella tigre. E vai, livello completato. Mi sono ricordato che in questo gioco c'era pure il volume, l'avevo abbassato. Andiamo avanti. Salva il dinosauro. No, c'è l'amichetto dinosauro. E il meteorite sta per raggiungere il vulcano. Cos'è che devo togliere prima, il vulcano o il meteorite? Io tolgo prima il coso. Ma cosa? Ma il meteorite è diventato una palla da baseball. Guardate, lui pure col cappellino da baseball. Ma dai. Elimina l'intruso, vabbè, questo è facile. Qui abbiamo il simbolo delle Olimpiadi. Andiamo avanti. Cambia taglio di capelli. Cosa? Ma dai. Aspettate, come faccio a cambiare il... No, aspettate. Qui sopra c'è l'amichetto scoiattolo che guarda. Qui sotto c'è il ventilatore. Ma cosa? Il riccio! No, bellissima sta cosa. Va bene, proseguiamo. Aiutali a vincere. Sfida molto ardua. Io direi di togliere... No, aspettate, tolgo bene qua il blocco in questo modo. Vediamo se va. Ok, abbiamo aiutato qua a vincere su Tetris. Perfetto. Livello 100, sistema la pettinatura. Qua sta bella di mamma che si è messa coi capelli così. E allora, no, così li perde praticamente tutti i capelli. Proviamo a vedere così, aspettate, tolgo sta roba di qua. Ok, dai, almeno così hai i capelli più garbati, più ordinati, ecco. Andiamo avanti, trova la soluzione, 16 più 2 fa 18. Ok, e dove sta il 18 adesso qua? Dove sta quel 18? Io cancello tutto, così non c'è più nulla da risolvere. No, e invece no. Mettiamo qua sotto il pupazzo. Forse ho capito. 16 più 2 fa... Qui c'è un 8 e mezzo. Ma manca un 1 da aggiungere, manca un 1. Aspetta, cancello qua. 16 diviso 2. Così in questo... No, come faccio a mettere il diviso qua? Perché 16 diviso 2 fa 8. Ma come faccio qui adesso a mettere il simbolo del diviso? Boh, è troppo piccolo, mi sa che non devo fare quello allora. No, ho capito! 6 più 2 uguale 8! 6 più 2 uguale 8, perfetto! Chi bara? No, qui il matrimonio! C'è il matrimonio! I due amichetti finalmente si sono sposati. Io vi ho fatto da testimone di nozze. Io ho anche fatto il brindisi per il matrimonio, però qui c'è l'intruso adesso. Chi sarà mai l'intruso? E chi è che starà barando qui sotto? No, ma cosa, no! E quell'intimo da chi viene? Chi è che ce l'aveva? Salva il demone! Amichetto demone, ci penso io a salvarti, Ma perché lo devo salvare? Ma io non voglio salvarlo, no! E mi tocca salvarlo, no, ma io non lo voglio salvare. Vabbè, però almeno si è cucinato qua il suo bel Würstel e se lo va a mangiare con gli altri suoi amichetti. Andiamo qua, mostra la foto! Così, la mostro così, no. Qui sotto, in questo modo. Ma cosa? Ma dai!
Allora, non so se voi lo sapete, no? Per i più giovani, una volta le fotografie si sviluppavano attraverso un liquido. Si metteva quella foto in questo piatto qui sotto, c'era un liquido e le sviluppava. Solo che qua c'è un pesciolino pure. Ma cosa ci fa il pesciolino nel liquido per sviluppare le foto? Ma perché? Allora, devo accendere la luce rossa. C'è bisogno della luce rossa. Quindi provo a togliere la luce bianca qua. Si è accesa la luce rossa. E vai, foto fatta. Cos'altro devo fare? Perfetto, vai, abbiamo completato anche questo livello. Spettacolare, andiamo avanti. Trova la lettera N. Lettera N, sei qua, ti ho trovato, sei qui sopra. No, non è lì sopra. La lettera N, dove sta sta lettera N? Allora, prova ad inclinare il telefono, magari mi sbuca fuori una N dal nulla. Sì, l'ho trovata, eccola qua. Trovata, e vai, livello completato. Questo non era alquanto facile, ma neanche tanto difficile. Trova l'anatra, l'anatra dove sta? Ah, ho capito, forse sta qui dietro. Ecco, è qua l'anatra, è qua, l'ho trovata. Ah no, però quello non è un'anatra, è un pellicolo. Trovata, abbiamo trovato l'anatra. Stava sott'acqua, stava sott'acqua. E lì c'è l'amichetto bambino che se la ride perché suo padre si fa il bagno ancora con le paperelle, eh. Elimina l'intruso. Vediamo, qui abbiamo varie palle da sport. C'è la palla da calcio, palla da tennis, palla da basket, palla da baseball. Ma c'è anche la palla da bowling. E la palla da bowling è l'intruso. Anche se secondo me il bowling è uno sport. È uno sport perché comunque ti allena le braccia, la precisione e anche i riflessi. Cioè io quando vado a giocare a bowling comunque ci metto del mio impegno per giocarci, eh. Andiamo avanti. Aiuto il maialino. Caro maialino, ma cos'ha? Ma cosa? Hai il naso tappato con due tappi. Cioè, non è che è tappato perché magari ha avuto qualche raffreddore. No, ha proprio due tappi di sughero. E togliamo gli sti tappi. E ora può tornare a respirare tranquillamente. Buonanotte, maialino. Buonanotte, fai sogni belli. Andiamo avanti. Fai vincere la mano sinistra. Ok, la mano sinistra ha messo la carta. Ma quella destra ha messo la forbice. Quindi per far vincere la carta vuol dire che la forbice deve diventare una pietra. Quindi facciamo diventare pietra. Vai! Livello vinto! Livello superato! Andiamo avanti! Non sbagliare! Ah, questo è tiro con le freccette! Anche questo bello sport, bel gioco! Dobbiamo fare 100! Eh no, però se io cancello qua lo 0 diventa 10! E abbiamo indovinato qua il 10. Quindi tolgo questi altri qua. Cancello questa freccia, no? Così in questo modo. Forse devo ancora togliere qua. Tolgo un altro zero. Che devo togliere qua? Cioè, non è che c'è altro da togliere. Ah, ma dai, ma prima l'avevo tolto! Ma prima l'avevo tolto! E non me lo dava! E non me lo dava! Vabbè, l'importante ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Cosa c'è che non va qua? Tutta sta spazzatura, dai, però, insomma, qua abbiamo un monumento storico. E tenete pulito! Eh no, non, sa che, mi sa che non è questa roba che non andava. Qui sopra. Ah, ecco! La Sfinge è vero che è senza naso. Qui invece aveva il naso. Vabbè, andiamo avanti. Rallegra la compagnia. Amichetti, ma io vi vedo già belli allegri. Cos'altro volete di più per diventare allegri? Cos'altro vi serve per rallegrarvi ulteriormente? Non lo so, vi tolgo i capelli. Avete dei capelli? No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma cosa si mettono sotto i vestiti questi? Anche qua l'amichetta se la va proprio via, se la cancello, tolgo proprio ste luci. Proviamo a vedere, così lo faccio meglio perché prima l'ho fatto male. No, niente, niente. No, vabbè. Io non ci posso credere. Ma cos'altro sto combinando qua? Cosa sta uscendo fuori da sto gioco? Ma cosa? Ma dai, ecco come rallegrarla. Ecco qua. Ma prima gliel'avevo tolto i pantaloni. Ma prima. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Cosa nasconde? E cosa nasconde? Vorrei saperlo pure io. Qui sotto, ah, ma c'aveva il joystick. Aveva il joystick, l'amichetto bello di mamma, Rendili simili. Ok, e gli tolgo qua parte dei capelli, così sono simili, no? Così, aspettate, cancello da tutte e due le parti così. No, va bene, allora tolgo qui sopra e tolgo anche qui sopra. Aspettate, forse va fatto a parte sto livello, così? No. In questo modo, neanche. Così, proviamo a vedere. Però no, così non sono simili. Ma sono già simili! Cos'altro devo togliere? Qua gliel'ho tolta la parte di sopra. Gliel'ho tolta, guardate! E non va, e non va! Ma dai, ma dai! Allora, tolgo qui sopra come ho fatto prima, neanche. Così non va. E no, e no, e no. Sono simili! Ma dai! Ma dai, cos'altro ci vuole? Cos'altro devo togliere qua?
Cioè, ma ti tolgo tutto, e non va neanche così. Ma dai! No, seriamente, non so cosa devo fare qua. Non ne ho la più pallida idea! Allora, cancello di sopra di qua. Così, provo a cancellare così, neanche. No, seriamente, non so cosa devo fare. Non ne ho idea. Non ne ho idea, cioè io qua li faccio simili, però non è a quanto pare quello che devo fare. Non è quello che devo fare, ma dai, no. Ma inizio a sclerare qua, inizio a sclerare. Va bene, allora direi di fare una cosa. Direi per ora di fermarci qua con questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vorreste vedere altri video di questo gioco, perché lo faccio molto volentieri. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video, come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!